Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti ad un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. In questa puntata speciale dalla grafica accattivante parleremo di paleofologia, in particolar modo del mistero degli aerei pre-Incas. In questo breve episodio cercherò di dimostrare il perché gli aerei pre-Incas siano o parte veritieri e tracce indirette di manufatti alieni in epoca precedente e non monili di fantasia ispirati ad insetti immaginifici. Poniamo l'ipotesi H con 0. I monili pre-Incas sono manufatti di fantasia ispirati ad insetti immaginifici. Poniamo l'ipotesi H con 1. I monili pre-Incas sono tracce indirette di manufatti alieni. Ora, i monili sono datati in un periodo storico precedente al 1500 d.C., quindi la lettura What they saw was what they drew è legittima, in quanto il caos entropico e culturale era ancora minimo. Ci sono già indizi dispersi nella società Incas che permettono di invocare il teorema del ritorno insettoide, almeno per il periodo tra il 1200 d.C. e prima del 1492. Ma sfortunatamente gli Opart sono manufatti antecedenti e non direttamente collegabili, per ovvie ragioni logiche, al periodo di tempo considerato. Osservando i monili si possono identificare specifiche caratteristiche aerodinamiche che non sono imputabili a forme naturali, ma sono soluzioni aeronautiche e quindi dimostrano che gli Opart rappresentano un classico indizio decontestualizzato e traccia indiretta di tecnologia aliena. Traccia poi corroborata dai parametri di misurazione del potenziale gradiente alieno con una serie di indici dispersi nella società in epoca successiva. Allora, si identifica in modo chiaro ed univoco la presenza di un timone verticale che si ritrova pure nell'aereo egizio. Da solo però non è indice di prova di conoscenze aerodinamiche o di aver visto qualche velivolo alieno. Ma, secondo punto, si identifica in modo chiaro ed univoco negli aerei pre-Incas la presenza del timone orizzontale che è assolutamente presente nell'iconografia dei velivoli. 3. Si riconosce la presenza di ipersostentatori sull'ala. 4. Il velivolo ha un bordo basso di attacco dell'ala, cosa che è assolutamente innaturale, in quanto tutte le forme animali hanno un attacco dell'ala alta, oppure centrale, ma non bassa. Si pensa agli uccelli, ai pipistrelli, alle farfalle, eccetera. Inoltre, è presente in almeno un velivolo la classica forma dell'ala a delta, che è una forma innaturale, che tuttavia è un ottimo compromesso aerodinamico in termini di stabilità per volo supersonico e volo a bassa quota, a bassa velocità. L'ala a delta non è collegabile a forme naturali. Inoltre, in più di un monile, è possibile riconoscere la presenza di un foro aerodinamico anteriore, la bocca, posto ventralmente per convogliare il flusso dell'aria, collocazione conforme con la presunta propulsione a getto. Quindi il punto della discussione diventa: qual era la probabilità che degli orafi pre-Incas, analfabeti e incapaci a far di conto e senza nozioni di ingegneria aeronautica, giocando con dei monili d'oro, fossero capaci di realizzare nei loro monili delle fantasticherie, evidenziando la presenza di ali a delta, prese d'aria anteriori poste ventralmente, ipersostentatori, timoni di coda orizzontali, timoni di coda verticali, montanti alari con attacchi bassi, senza che nessun orafo pre-Incas avesse ovviamente mai visto un velivolo con cotali soluzioni aerodinamiche.
Ora, riflettendo sulla rappresentazione di tali velivoli, si deduce che probabilmente il colore giallo svierebbe l'osservatore moderno e sarebbe anche poco veritiero nel rappresentare l'eventuale oggetto, in quanto l'oro è giallo, ma è anche un materiale altamente malleabile e facile corpus da manipolare per rappresentare nelle mani di un artigiano una materia prima da modellare con alta precisione, evidenziando tutti i minimi dettagli che si è disposti a rappresentare nell'opart. Quale avrebbe potuto essere il loro presunto colore reale? I rettili in natura hanno colori scuri o verdi, e certamente il colore verde e o nero non sono colori inusuali, scusate, per dei velivoli aerei. Quindi assemblato due suggestioni photoshoppate che introducono sia il colore scuro o verde, quanto lo sfondo azzurro su un aereo pre-incas. Se un osservatore pre-incaico avesse osservato due mezzi così, è ovvio che li avrebbe descritti come rettili volanti, in quanto sono verdi, volano, sono scuri, volano. Ma un osservatore moderno certamente li catalogherebbe in altro modo, ossia come dei banali aerei. È vero, gli aerei pre-incas sono davvero degli aerei, infatti volano. Nel link che potete trovare in discussione che vi ho messo in relazione al libro Ufologia osservata con criteri di paleofologia razionale, potete trovare nel capitolo numero 17.5 a pagina da 92 e seguenti tutto il capitolo che vi ho rapidamente sintetizzato in questo podcasting, dove degli ingegneri tedeschi hanno rimodellizzato gli aerei per pre-incas in scala, allargando soltanto la scala, e hanno scoperto che sono degli aeromodelli che volano perfettamente e sono perfettamente stabili. Quindi a me pare evidente che questo UPART è un pesante prova di una presenza aliena precedente al 1200 d.C. in Sud America.